qui vicino a me quest'oggi ho Don Mario, buongiorno. Enrico Papi, ciao. Ciao. Cioè, Don Mario, ma tu l'hai visto il film? Lo sono interrotto a un certo punto, però sei... Hai visto vestito, cioè proprio preciso. Ma poi la cosa bella è che non ho interpretato un prete comico, cioè non è una commedia dove tu vedi il classico tra virgolette, la classica interpretazione del prete comico, ma è proprio un prete serio, e quindi io mi sono dovuto calare proprio nelle vesti, anche fisicamente, di questo parroco di provincia, di un piccolo paesino a Tessa dove vivi ancora con la mamma, e ho anche celebrato un paio di messe, quindi devo dire no, mi è molto piaciuto, è stata una bellissima esperienza. Effettivamente io pensavo di vederti in una veste un po' più, diciamo, comica, no? Così, che sono rimasta stupita nel vederti invece tutto ligio, preciso. No, ma tu pensa che mi sono dovuto ispirare, mi sono ricordato quando andavo nel paese in vacanza di mia mamma in montagna, mi sono ispirato un po' a quel tipo di prete, che un po' è classico, quindi del paese, di provincia, ma ormai nel 2014 il prete è un po' più moderno, e quindi ci ho messo tutto me stesso per fare questo cameo, che poi si tratta di un cameo all'interno del film, quindi qualche scena, un personaggio è particolare nell'interno della storia, però ecco, è un cameo e l'ho fatto con molto divertimento ed è stata una bellissima esperienza. Direi, immagino che possa essere stata bella bella. Senti, ti vorrei fare una domanda sul futuro, nel senso sul 2015, perché recentemente ho letto che ti piacerebbe riportare in TV Sarabanda, ma si potrà fare... Cioè, Sarabanda no, perché mi piacerebbe comunque poter realizzare un sogno, cioè quello di rifare un game, un quiz musicale, però sono cambiate tante cose rispetto al momento in cui andavo in onda Sarabanda, perché la musica è cambiata e gli interpreti cambiano continuamente, sia all'estero che in Italia, sia per i talent sia per la produzione ormai musicale, che va dal rap al classico, all'house, al pop, rock, c'è di tutto. E quindi ho pensato, cioè ho ideato un po' un gioco diverso per cercare di unire questa tendenza, ma anche regalare al pubblico un game che sia anche fruibile da casa, perché sennò altrimenti... Quindi mi piacerebbe, però ovviamente aspettiamo. Io non ho fretta di andare in video, cioè non ho tutta quest'ansia da televisione come molti, cioè nel senso che io ho fatto tanta televisione, mi piacerebbe fare ovviamente altra televisione, però aspetto il momento giusto. Anche la cosa non deve essere una cosa importantissima, ma anche una cosa che simpatica, che mi piace, cioè non deve essere necessariamente il grande show, capito? Però deve essere una cosa simpatica dove io riesco a trasmettere al pubblico la mia carica e la mia positività, la mia allegria, e se c'è questo sicuramente il pubblico lo apprezza. Se invece tu fai una cosa tanto per farla, per dire ah, bisogna che devo stare per forza in televisione, secondo me lì si prende la toppata. Senti, in ultima battuta invece, tu che scovi format stranieri, no? Sai, li guardi tutti, trovi delle diversità o anche delle analogie tra tipo la TV americana e la TV italiana? Guarda, tendenzialmente, devo dirlo, la televisione italiana è una delle televisioni fatte meglio, sia a livello proprio tecnico e a livello di format, ovviamente... La televisione americana, se così vogliamo definirla, insomma, diciamo, produce tantissimi format, investe moltissimo, anche più denaro. Noi tendenzialmente tendiamo ad acquistare i format e a riprodurli e a riproporli. Siamo molto forti nel lavorarci sopra, li miglioriamo solitamente, tranne in alcuni casi in cui riusciamo invece a peggiorare format famosi. Però diciamo che come percentuale all'80% siamo veramente bravi e all'80% li miglioriamo, poi c'è quel 20% che non va, però ci sono tanti format. Io credo che però la televisione debba sperimentare di più in questo momento, perché non è un problema di soldi, anzi, visto che ci sono un po' meno soldi, così si dice, no? C'è la crisi anche, ovviamente, oggettivamente, anche la televisione ha subito questo, ma a noi non serve tanto, a noi serve l'idea. Cioè, voglio dire, un artista con un pennello in mano e un colore riesce a fare cose
grandiose, non ha bisogno di tecnologia esagerata. La televisione ha anche questo, cioè è la forza dell'idea che deve superare ovviamente anche l'aspetto economico. Invece oggi purtroppo si sperimenta poco, si guarda molto a quanto si spende, sempre gli stessi che vedete in televisione che ormai hanno occupato ovviamente la televisione, anche quando c'ero io lo dicevo, si vedeva dappertutto e giustamente quando è esagerato, uno deve anche capire che se no te la compri una televisione. Allora, l'appuntamento, ragazzi, se volete vedere Enrico Papi versione Don Mario, è dal 4 dicembre in Ambo. Ma Preziosi, l'avete intervistato? Preziosi, l'avete intervistato? Ancora non avete intervistato? Ecco, perché merita di essere un po' torchiato, capito? E chissà che non vediamo la versione di Don Mario poi futura in un nuovo game show. Allora, ti dico questo, il produttore del film... devo dire eccezionale, mi ha detto: ma ti andrebbe di fare un altro film? E io ho detto: certo. Allora mi sono un po' gasato, capito? Mi sento un po' un attore adesso. Ma tu pensi che io ho fatto tanto teatro nella mia vita, cioè io ho iniziato facendo proprio teatro, quindi devo dire, questo è un aspetto che mi diverte moltissimo. Spero che andiate a vedere Ambo, un film molto divertente. Io faccio una piccola parte, però vi garantisco che è una commedia romantica dove avrete l'opportunità di vedere grandi attori all'opera, ma soprattutto avrete la possibilità di rilassarvi, anche con un po' di lacrimuccia in qualche momento, di rilassarvi per un po' di tempo e dimenticare tutti i casini che ci sono. Quindi ben venga questo film e auguri di buon Natale. Fan Week, un salutone a tutti quanti voi, anche voi andate al cinema a guardare soprattutto Ambo, ok? Quando ci sono io fate così.